Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla chiesa di Bologna. Le immagini del primo servizio ci riportano alla notte di Natale, in cui in tutte le chiese della diocesi è stato celebrato il mistero della nascita di Cristo. La celebrazione in cattedrale è stata presieduta dal cardinale arcivescovo. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ecco il segreto che contempliamo questa notte. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi nel corso dell'omelia della messa della notte di Natale celebrata nella cattedrale di San Pietro. Quando manca la luce, ha proseguito l'arcivescovo citando l'enciclica Lumen Fidei, tutto diventa confuso e diviene impossibile distinguere il bene dal male, la strada che ci porta alla meta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetitivi e senza direzione. Sono io. Gesù, non avere paura di amarmi e di amare. Io non ho paura di te, perché tu abbia fiducia che l'amore vince il male. Sono nato per te e per voi, fratelli miei tutti. Sono fragile, perché così mi riconosci come l'amore da cui vieni e non scappi più da me. E quindi da te stesso e dalla tua debolezza. Sono povero, perché così capisci quello che ti fa ricco, che fa gioire di tutto, quello che conta per davvero, l'amore che doni. Sono per te e per voi, perché non posso vederti e vederli nella tempesta delle pandemie, e la vostra sofferenza mi fa soffrire. Nasco nel tuo cuore perché tu non abbia più paura di amarmi e di amare. E se mi ami, diventi anche tu una luce. Sono piccolo perché tu diventi grande, grande per davvero, e possa crescere con me. Aiutami, come sai e come puoi, a portare luce nel buio così forte di questa pandemia. Il giorno di Natale si è aperto in cattedrale con il Vespro presieduto da Monsignor Massimo Mingardi, membro del capitolo di San Pietro, al quale è seguita la messa del giorno presieduta dal cardinale arcivescovo. Oggi celebriamo la prova più grande dell'amore di Dio, il regalo più impegnativo. Qualche volta facciamo anche regali, ma il cuore sta da un'altra parte. Ci regala il cuore, ci regala se stesso, tutto. Gesù si espone, dichiara il suo amore, corre il rischio quindi di essere rifiutato e tradito. Ma ci ama. Stamane sono andato alla Dozza e con i detenuti abbiamo compreso assieme che in fondo Gesù si fa carcerare per stare insieme a noi, per liberarci dalla condanna della vita prigioniera della terra e per donarci la chiave per uscire, ma non può obbligarci ad aprire quella cella di cui in realtà solo noi abbiamo la chiave, quella del nostro cuore, e che possiamo aprire solo noi. Dipende da noi. Ma quando la apriamo, avviene qualcosa di bellissimo, che ci cambia. Ti prendo con me. Tu sei mio e io sono tuo. La chiusura dell'anno civile è occasione per rendere grazie a Dio per il dono del tempo e della vita. L'arcivescovo ha presieduto un solenne Te Deum di ringraziamento nella Basilica Petroniana. Le immagini sono di Roberto Bevilacqua.
un ringraziamento a Dio per l'anno trascorso. L'arcivescovo ha presieduto venerdì 31 dicembre in San Petronio il solenne Te Deum nei primi vespri della festa di Maria, Madre di Dio. Un appuntamento tradizionale che vede anche quest'anno il segno della pandemia a caratterizzare lo sguardo sull'anno appena trascorso. Una celebrazione interiore, ha detto il cardinale Zuppi all'inizio dell'omelia, molto personale e allo stesso tempo corale, unita a tutta la comunità, non solo quella fisicamente presente, ma anche quella del cielo, in una casa, come il Tempio di San Petronio, che contiene la nostra storia, davvero civica, punto di quell'orizzonte dove cielo e terra si uniscono. Ci presentiamo come siamo, affaticati con tanto smarrimento, ma anche con l'acuta determinazione di combattere contro le pandemie, aggiunto. Siamo segnati da questa tempesta che continua a rivelare la nostra fragilità e mette alla prova la nostra perseveranza alla fine di un anno difficile per tutti, intessuto di tanta sofferenza, ma anche di tanta speranza. Ci presentiamo questa sera portando il tanto bene che abbiamo ricevuto e del quale lodiamo Dio, l'amore che ci ha aiutato nel buio e che abbiamo visto riflesso in quei santi della vita ordinaria che ci hanno aiutato nel cammino dell'oscurità. Ringraziamo per i segni della sua misericordia, per le tante consolazioni, non per inorgoglirci, ma contenti di aver trovato tanto amore che ha reso preziose tutte le cose, che ci ha aiutato nella sofferenza, che ci ha fatto vedere la banalità del bene, possibile a tutti. Abbiamo visto tanta banalità del male, portiamo questa sera dal Signore i tanti pezzi di amore che abbiamo ricevuto e anche quelli che, quando non ci siamo arresi, quando non abbiamo fatto vincere la paura, quando non ci siamo banalmente fatti gli affari nostri, ma quelli di chi era nel bisogno, quei tanti pezzi di amore che abbiamo donato, di consolazione, di speranza, di umanità, che abbiamo trovato e donato. Saremo migliori? Si è chiesto ancora l'arcivescovo. Ecco la scelta che ci è posta guardando il futuro, confrontandoci col tempo e non con l'orologio, cercando cioè quello che dona il senso e non quello che scorre e finisce. Un riferimento poi al cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa italiana e naturalmente da quella diocesana, un tempo per ascoltare i compagni di viaggio. Ci saranno momenti di ascolto vero, diretto, libero, perché nella notte di Nicodemo, quella del dubbio, della fatica, dei desideri e delle delusioni, ci siamo tutti. E lì possiamo trovare la proposta e l'umanità di Gesù. Quest'anno io mi chiedo, e chiediamoci, la leggerezza. Guardate, non significa affatto superficialità, sarebbe prenderla alla leggera. No, no. Non vuol dire questo la leggerezza, tutt'altro. Non vuol dire noncuranza, non legarsi alle persone, alle situazioni. Vuol dire non prendersi sul serio. Vuol dire non portarsi pesi inutili. Non essere pesanti. Il contrario è essere pesanti, come quando uno dice una cosa e quindi tutti. No, la leggerezza. Donare basta. Perché poi i pesi inutili rallentano le relazioni, complicano le relazioni e tante volte quella pesantezza diventa indifferenza, giudizio, sospetto, paternalismo, che rende tutto complicato. Leggerezza è guardare con occhi buoni e che per questo sanno anche essere furbi, perché liberi dalla supponenza, dagli interessi e dalle complicazioni.
La leggerezza vuol dire non prendiamoci sul serio, ma prendiamo sul serio gli altri, prendiamo sul serio le tante necessità, non facciamo pesare, solleviamo i pesi. E se diventiamo leggeri, cioè liberandoci da una considerazione alta di noi stessi, dimagrendo dall'io, correremo più velocemente verso il prossimo e saremo amabili e attraenti, leggeri dell'amore per sé per essere pieni di amore per tutti. Un io leggero che sa sorridere dei propri limiti e difetti, perché libero dal tanto grasso che lo intorpidisce. Sono le persone leggere di sé che attraggono il prossimo e si fidano del Signore e della sua provvidenza. Nelle ultime ore dell'anno si è conclusa la vita terrena di Monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara Comacchio. Monsignor Negri, 80 anni, che era stato precedentemente vescovo di San Marino Montefeltro, fu tra i primi collaboratori di Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, che aveva incontrato a Milano come professore di religione al liceo Berchet. Laureato a pieni voti in filosofia alla Cattolica, entrò in seminario e fu ordinato prete nel 72 dal cardinale Colombo e fu impegnato come docente alla Cattolica, quando nel 2005 venne inviato come vescovo alla Repubblica del Titano. Aveva partecipato al Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione e nel 2012 trasferito alla sede di Ferrara Comacchio, che aveva lasciato nel 2017 per raggiunti limiti di età. In seno alla Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna era stato incaricato per la pastorale migratoria. Le esequie sono state celebrate a Ferrara, nella Basilica di San Francesco a causa della inagibilità della cattedrale e presiedute dal cardinale Matteo Zuppi. La salma è stata poi trasferita per la sepoltura a Milano, dove l'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato una messa nella Basilica Ambrosiana. A che servirebbe il seme della nostra vita se non cade a terra e dà frutto? Queste parole descrivono tanto la vita instancabile di Don Luigi, preoccupato, direi, quasi al contrario, di risparmiare qualcosa di sé o di perdere delle opportunità per farlo. E di questo aveva sempre come fretta di non perdere l'opportunità. Ha dato tutto se stesso, con generosità assoluta fino alla fine, presenza forte e tenera, intransigente e molto attenta alle situazioni personali, senza ecclesiasticismi dei quali si è mantenuto volutamente lontano, senza accomodamenti ma sempre con tanta umanità e travolgente passione. Non accettava che il Vangelo si riducesse a questioni di salotto. Non è nemmeno conversazione, conservazione di qualche epoca passata, e nemmeno tanto meno modernizzazione, perché non è mai vecchio. E non è adattamento alla mentalità del mondo, che poi facilmente finisce in compromesso o abdicazione. Ed è morto il 1 gennaio nella casa del clero Monsignor Ernesto Tabellini, con i suoi 102 anni era decano del clero diocesano. Nelle prime ore del primo giorno del 2022 è deceduto Monsignor Ernesto Tabellini, 102 anni, decano del clero bolognese. Da alcuni mesi era ospite alla casa del clero. Don Ernesto era originario di Piumazzo, dove era nato il 29 aprile 1919. La sua ordinazione sacerdotale ebbe luogo il 25 marzo del 1944 da parte del cardinale Nasalli Rocca nella chiesa di San Marino di Bentivoglio, scelta per il presbiterio capiente e perché isolata nella campagna, in piena guerra mondiale. La sua prima destinazione fu quella di parroco a Zenerigolo, nei tempi difficili dell'immediato dopoguerra, nella zona in cui erano stati uccisi Don Enrico Donati e Don Alfonso Reggiani e dove venne assassinato Giuseppe Fanin.
Nel 1969 venne inviato parroco ad Altedo, dove prestò servizio fino al 1996. Dal 98 era stato collaboratore a Castelfranco Emilia, dove era rimasto attivo fino alla scorsa primavera. Don Ernesto coltivò la memoria della sorella Suor Anania, che partì come missionaria della Consolata per il Mozambico e che vi morì giovanissima in concetto di santità, offrendo la vita per la vocazione del fratello. I campanari bolognesi hanno voluto mettere a disposizione la loro arte per augurare un buon inizio di anno. Nel pomeriggio di domenica 2 gennaio hanno fatto risuonare i bronzi di alcuni campanili cittadini. Nella prima domenica dell'anno i campanari bolognesi hanno voluto fare i loro auguri alla città suonando simultaneamente i bronzi di 7 chiese cittadine dalle 15.30 alle 17.30. Un'arte antica ma che richiama anche numerosi giovani che mettono a disposizione fisicità e senso musicale per un'arte che ha dei codici precisi e tramandati gelosamente, a cominciare dai segnali dialettali che danno il via alla suonata. Chiama. Attenzione, arrivare stavolta, qua sta qui. I campanili bolognesi possiedono gruppi di campane più o meno intonate e voluminose a seconda dell'importanza delle rispettive chiese e basiliche. I campanari sono saliti sui campanili della Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano in piazza di Porta Ravegnana, della Basilica di San Giacomo Maggiore in via Zamboni, di San Giovanni in Monte in zona Santo Stefano, di Santa Maria della Carità in via San Felice, di Santa Maria della Pietà in via San Vitale, di Santa Maria della Vita in via Clavature e della Basilica di Santo Stefano delle Sette Chiese. Secondo la tradizione, l'arte campanaria bolognese ebbe la sua peculiare codificazione a partire dal 1530, grazie alla simultanea presenza in città tanto del Papa Clemente VII quanto del Sacro Romano Imperatore Carlo V, che ricevette la corona imperiale nella Basilica Petroniana. Per realizzare questo servizio ci siamo avvalsi della collaborazione del giovane campanaro Tommaso Sorrenti, detto Il Cinno, che ringraziamo e che cura su YouTube un informatissimo canale sui campanili bolognesi. La parrocchia di Santa Maria della Carità ha intrapreso un percorso di valorizzazione delle sue opere d'arte attraverso il nuovo formato digitale NFT. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Antonio Minnicelli. Far conoscere le opere d'arte via web e nello stesso tempo tutelarne la proprietà e il copyright. E questa è una delle funzioni del nuovo sistema digitale NFT, adottato anche dalla parrocchia cittadina di Santa Maria della Carità. Si tratta di uno strumento all'avanguardia per diffondere in rete i propri tesori senza essere derubati nel mondo del web. Una raccolta di informazioni salvate in modo sicuro, che permettono di identificare in modo certo il proprietario di un'opera. Ultimamente si è svolto presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum il convegno online dal titolo Blockchain, NFT, Criptovalute, come utilizzarla in modo etico, con l'obiettivo di disegnare un perimetro responsabile per la tecnologia digitale. È un tema molto attuale anche per le grandi masse di denaro che sta muovendo. Il convegno ha visto la partecipazione della parrocchia bolognese di Santa Maria della Carità, che ha attivato un percorso di valorizzazione delle opere d'arte presenti nella chiesa, grazie all'impegno di Don Davide Baraldi,
Cristina Gozzi e alcuni parrocchiani. E diciamo, l'idea è partita da Don Davide. Lui si è scontrato con questa realtà e voleva appunto collegare i nostri quadri. Noi abbiamo dei quadri, molti quadri molto belli, che sono anche poco conosciuti anche dalla stessa comunità parrocchiale, e riuscire a metterli nel mondo dei giovani, nel mondo della cripto arte. Appunto, si era imbattuto in questa cosa, per cui abbiamo iniziato. E alcuni l'hanno capita e l'hanno accettata e hanno studiato, diciamo, da subito, l'hanno apprezzata da subito. E alcuni, diciamo, sì, l'hanno ascoltata, però non hanno capito appieno. E molti invece sono ripartiti adesso. C'è gente che ha iniziato a guardarsi intorno e diciamo è interessata alla cosa. Insomma, molti le hanno scoperte proprio dagli NFT, perché in chiesa magari uno si guarda, ce ne sono tante, non focalizza, non apprezza invece la bellezza dell'opera. E in questo modo siamo riusciti anche a far vedere delle opere che non erano visibilissime in chiesa anche a tutti, insomma. Cos'è l'essere umano da necessitare cura? È il tema del convegno teologico che è in programmazione in marzo alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, che ci ha inviato una anticipazione sul tema. Marco Pederzoli. Nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 marzo 2022 il Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione dell'AFTER proporrà il convegno di facoltà dal titolo «Cos'è l'essere umano da necessitare cura?», tratto dal Salmo 8. Tre le sessioni previste: nella prima sarà indagato il tema dell'imprescindibilità della cura per l'essere umano, così come per il creato. Nella seconda diversi docenti della facoltà e non solo proporranno alcune pillole che declineranno il concetto di cura sotto diversi punti di vista, da quello ecclesiologico a quello sacramentario fino anche a quello economico. La terza e ultima sessione indagherà invece il connubio esistente fra croce e cura. Questo anno accademico 2021-22 è l'anno in cui il convegno della facoltà teologica è in carico al Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione, accade ogni 3 anni. Il tema che abbiamo pensato per questo appuntamento, che è l'evento accademico più importante della nostra facoltà, il tema echeggia un passaggio di un salmo che abbiamo riformulato così: cos'è l'essere umano da necessitare cura? Si sente l'eco del Salmo 8. Già la scelta del titolo dice il nostro orientamento, cioè vogliamo fare una riflessione di tipo antropologico, vuole essere una riflessione sull'essere umano, appunto. Quindi il nostro interesse era evitare un approccio al tema della cura che fosse, diciamo così, un po' troppo in chiave esortativa, direttamente morale o addirittura moralistica. E quindi la riflessione vuole essere proprio incentrata su questo fatto: l'essere umano ha una struttura tale per cui la cura è qualcosa di necessario, di necessariamente esigito. Questo è un po' l'impianto, insomma, che guida la nostra riflessione. Quindi è un po' questa, si vede, no? La focalizzazione, una grossa attenzione all'essere umano, quindi una prospettiva direttamente antropologica, e a partire da una lettura della situazione in cui viviamo, in cui l'essere umano vive oggi, riflettere teologicamente sull'evangelizzazione. E sempre a proposito di facoltà teologica, parliamo di un corso di iconografia che vedrà protagonista Don Gianluca Busi, che abbiamo intervistato. Siamo in collegamento con l'iconografo Don Gianluca Busi. Scrivere e leggere un'icona, la teologia della bellezza rivelata, è il titolo di un corso, di un seminario che comincerà nei prossimi giorni, Don Gianluca. Sì, direi, guarda, la parola con cui intitoliamo tutto è sinodalità. Da sempre è stato il desiderio di Monsignor Stefano Tani di spingerci su questa strada con arte e fede, e così nasce questo laboratorio, confederando diversi studi teologici e mettendolo in relazione con il MIUR,
in modo che questo corso è accreditato anche per l'aggiornamento dei docenti. E nasceva proprio con il desiderio di poter dare degli strumenti molto concreti agli insegnanti, soprattutto quelli di religione, per poter fare delle lezioni molto molto concrete, di alto profilo nello stesso tempo, però dandogli degli strumenti, perché sempre di più ci dicono che è difficile fare lezione con i ragazzi. Don Gianluca, perché è ancora importante oggi sapere scrivere e soprattutto leggere le icone nel percorso della nostra fede e della nostra cultura cristiana? Ci si è resi conto di fatto che l'iconografia è un messaggio trasversale, nel senso che è radicato nei concili cristologici, quindi nasce soprattutto a partire dal Concilio di Calcedonia, quando si è messo a tema la figura del Cristo che ha due nature ma in un'unica persona, e ancora oggi manifesta la sua vitalità. Un po' è perché è uscita dai trascorsi dell'Unione Sovietica, è di fatto una testimonianza viva come in momenti molto molto difficili per la fede tanti credenti si siano ancorati a questo segno sacramentale molto concreto. E io credo che anche oggi, nei nostri tempi di alta secolarizzazione, è un segno che porta quasi immediatamente dentro la fede nel Signore Gesù. Ci sarà una parte teorica, ma anche una parte pratica in questo laboratorio. Sì, la parte teorica direi è quella più semplice, perché ci siamo avvalsi della collaborazione di grandi nomi, in particolare la professoressa Fogliadini di Milano, Natalino Valentini di Rimini, Giovanni Gardini, ci sarò anch'io nella parte teorica. La parte laboratoriale raccoglie una sfida in realtà, perché sicuramente non potremo utilizzare i pennelli, non possiamo usare i colori come concretamente si fa in laboratorio. Ho teorizzato la possibilità di sostituire i pennelli con le matite e i pastelli colorati. E alla fine dovremmo riuscire a fare un volto di Cristo in 8 ore lavorative e poi dopo proporre questo stesso itinerario nelle scuole. Ecco, siamo di fatto già alla terza edizione. I primi 2 anni abbiamo portato avanti delle riflessioni sulla città di Bologna, i suoi monumenti e le sue chiese. Quest'anno abbiamo tentato appunto di introdurci dentro questo tema che conosco specificamente, che appunto è l'iconografia. Abbiamo avuto una grande risposta, tanti iscritti, e speriamo davvero di poter dare uno strumento per questi professori che sono sempre più in difficoltà appunto ad insegnare. Questo sistema, questo modo laboratoriale di fare lezione, penso gli venga incontro, provando a sostituire le loro lezioni frontali con questo nuovo sistema laboratoriale esperienziale. In chiusura di puntata ritorniamo alle celebrazioni natalizie in cattedrale. La sera di Capodanno l'arcivescovo ha presieduto la celebrazione in onore della Santa Madre di Dio e della Giornata Mondiale della Pace. Vi proponiamo adesso uno stralcio dell'omelia. È una madre che è vicina a tutti, in particolare a chi soffre. Per questo il primo giorno dell'anno, il suo giorno, è dedicato alla pace, a questa madre che ci accompagna in tutti i giorni e a questa madre che vuole la pace fra i suoi figli. Perché ogni figlio che è colpito dalla violenza, ogni vittima è di questa madre. E quindi ricordiamolo, è anche nostro. E anche nostra quella vittima. Tutti, non solo, e li vogliamo ricordare, i tanti cristiani colpiti dalla violenza per la loro fede, ma tutte le vittime le sentiamo nostre, con la sofferenza di una madre. Non è una statistica, è la sofferenza di una madre per un figlio che non c'è più. È la disperazione di una madre per qualcuno che viene spento dalla forza del male. Si conclude qui il nostro appuntamento con 12 Porte. Vi ricordo il nostro canale YouTube 12 Porte Bo, la nostra pagina Facebook, e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana.